Ciao, sono Dario per l'Alternativa Linux. Il 27 giugno è stata rilasciata la versione finale di Linux Mint 20 Juliana. L'ho installato più volte su 3 computer. Ecco una recensione con la mia esperienza di utilizzo dopo 2 settimane. Le novità e un quadro generale sul sistema operativo, come sempre, anche per chi non lo conosce. Linux Mint 20 è un sistema operativo open source per desktop facilissimo da usare, anche se pulsa tutta la potenza di Linux sotto il cofano. La base è quella del sistema operativo Ubuntu 20.04 LTS, uscita a fine aprile 2020. Questa, a sua volta, si basa sul sistema preferito dagli sviluppatori e apprezzato per la stabilità, Debian. Linux Mint è divenuto più popolare di Ubuntu per il suo desktop, appositamente creato, di nome Cinnamon. Incredibilmente facile da usare e familiare per chi provenga da esperienze con Windows XP e successivi. Una chiara vocazione al rispetto della privacy dell'utente e la compatibilità con tutti i programmi dello store di Ubuntu, grandi punti di forza. Linux Mint è un'alternativa più che possibile a Windows 7 e Windows 10, grazie all'estrema familiarità che si ha subito, e per aumentare le prestazioni del computer. Inoltre, se proprio non si può fare a meno di un programma per ambiente Windows, si può sempre tentare di installarlo in Linux Mint tramite la piattaforma Wine. Dalla pagina di download di Linux Mint nel sito ufficiale ho selezionato l'edizione Cinnamon e scaricato il file torrent dell'immagine ISO. Ho verificato l'immagine scaricata e creato una chiavetta USB 3 avviabile in modalità live, che consente di provare il sistema anche prima di installarlo. Ho avviato il computer dalla chiavetta USB, selezionato Start Linux Mint nel menu e in meno di 10 secondi è apparso il desktop della modalità live. Ho cliccato l'icona Install Linux Mint. Il processo si avvia immediatamente. In 7 minuti Linux Mint 20 era installato, già operativo per web, email, programmi da ufficio, intrattenimento. E la presenza di tantissimi altri programmi, installabili gratuitamente con un clic dal gestore applicazioni, può rivelarsi decisiva per pensare di adottare Linux Mint anche in ambito lavorativo. All'avvio attendo 7 o 8 secondi dalla selezione di Mint nel menu e appare la schermata di accesso in cui indicare la password. Il successivo caricamento del desktop è quasi immediato. Una cosa che balza all'occhio al primo avvio è lo sfondo del desktop. Il logo adottato è quello circolare, non più quello a foglia. Nota stilistica poco rilevante, ma gli utenti di Mint lo noteranno sicuro. Altra novità, gli utenti di Linux Mint la noteranno nella schermata di benvenuto. Adottata da Linux Mint 19 in poi, indica i primi passi da compiere per personalizzare e configurare il sistema. Per personalizzare immediatamente il tema, adesso il primo punto suggerito è quello di impostare un colore preferito e scegliere se adottare un tema chiaro o scuro. Poi trovi il menu Applicazioni, in cui sono organizzati tutti i programmi installati, predefiniti e successivamente aggiunti, suddivisi per categoria. Un menu che si apre anche con il tasto Windows nella tastiera e che può essere sfogliato o usato per digitare un termine di ricerca e isolare programmi e file recenti in un attimo. Segnalo anche la semplificazione delle icone delle applet nel pannello di Cinnamon, la parte destra della barra inferiore per intenderci. Il motore di gestione delle app e delle notifiche è stato completamente riscritto e le icone sono state riviste ed uniformate con l'adozione di un tema monocromatico. È opportuno seguire le indicazioni sui primi passi suggeriti dalla schermata di benvenuto prima di considerare sicuro, aggiornato e ben configurato il sistema. Diversi aggiornamenti sono stati rilasciati più che quotidianamente a partire dagli ultimi giorni di giugno dopo il suo rilascio. Ho collegato il cavo USB di una stampante multifunzione laser HP e ricevuto una immediata notifica di riconoscimento e aggiunta. Nessun problema nell'associazione di cuffie e altoparlanti Bluetooth. La gestione di monitor e proiettori esterni in Linux Mint era un po' carente prima di Juliana. Adesso, finalmente, assieme ai profili di risoluzione, è possibile selezionare la frequenza di aggiornamento tra alcune suggerite. Introdotto finalmente anche il supporto per la scalatura o zoom dell'immagine in schermi con risoluzione molto alta. Ho installato tutti i miei programmi di utilizzo più comune in un istante da un file di testo contenente un solo comando apt-get-install che li prevede tutti. Chi però ha minore dimestichezza con Linux Mint, dopo l'installazione farà un giro nel gestore applicazioni, dove sfogliare per categoria l'immane quantità di programmi e utilità open source verificate e da fonti affidabili che si possono installare come da un dispositivo mobile. Ma sono tutte gratuite, non contengono pubblicità né prevedono acquisti successivi.
Ho potuto installare GIMP in versione 2.10.8 già dai repository ufficiali, grazie alla base kernel 5.4. Inkscape, l'alternativa open source ad Adobe Illustrator, nei repository è ancora la versione 0.92.4, quindi ho preferito scaricare la app image della versione finale. Una citazione a parte la merita Warpinator, la nuova applicazione per lo scambio di file immediato tra postazioni Linux Mint 20 collegate alla medesima rete, cablata, Wi-Fi, a casa o in ufficio. Alla prima ricezione, una cartella Warpinator viene creata nella tua home e vi troverai i file già ricevuti. Uso Linux Mint 20 come unico sistema operativo dal giorno della sua uscita, anzi avevo installato anche la beta. Il sistema è sempre reattivo e l'SSD fa fare bella figura all'avvio di qualunque applicazione. Sensibile l'incremento delle prestazioni di Nemo, il file manager di Linux Mint Cinnamon, che prevede adesso una modalità di scansione delle cartelle che anticipa la corretta identificazione dei contenuti rispetto alla creazione delle immagini in miniatura per le anteprime. Si nota maggiore velocità, specie nella consultazione rapida di cartelle piene di immagini, video e PDF. Di tanto in tanto apro il monitor di sistema che si trova nel menu di Mint sotto la categoria Amministrazione e mi rendo conto della parsimonia del sistema verso le risorse. Se non ci sono altri programmi avviati è possibile trovarlo al di sotto di 1 GB di impiego di RAM e devi essere bravo e avere tante cose in corso e programmi aperti per arrivare a occuparne 3. Ho utilizzato Linux Mint già per attività web, sviluppo, fotoritocco, operazioni su PDF, documenti Office e ancora registrazioni audio, messaggi e montaggi video. Non ho mai riscontrato alcun crash, né di sistema né delle applicazioni già provate. Per ora l'assenza di qualunque intoppo, difficoltà, rallentamento non fa notizia tra gli amici di Mint. Ho provato Linux Mint per un paio di settimane prima di preparare questa recensione. Mi sembrava un giusto compromesso tra tempestività ed una prova decente. Linux Mint 20 non stravolge l'assetto precedente del sistema, ma introduce migliorie grafiche, nelle notifiche, tanti programmi aggiornati e sempre tante possibilità di installare nuovo software gratuitamente. Non si blocca, gli aggiornamenti sono rapidi, non interrompono mai alcuna attività e solo raramente richiedono il successivo riavvio perché tutte le modifiche abbiano luogo. È molto più sicuro di Windows e non ha bisogno di antivirus. Credimi, malgrado tu possa aver sentito che si debba essere esperti per usare Linux, non è vero. Qui non parliamo di amministrare un server per gestire numerosi utenti connessi con differenti esigenze o usando comandi di testo. Parliamo del computer con cui interagisci con desktop e finestre che usa lo stesso potentissimo motore dei server per farti lavorare, divertire con prestazioni e affidabilità eccezionali. Linux Mint è gratuito e gli aggiornamenti sono garantiti per 5 anni. Se non sei soddisfatto di Windows, cerchi un sistema operativo semplice, trasparente, leggero, veloce, dotato di tanti programmi, supporto e documentazione, troverai certamente in Linux Mint un approccio ideale e facilitato al fantastico mondo di Linux. Grazie per aver visto questo primo video di Alternativa Linux. Ti ricordo di sottoscrivere il canale per non perdere le novità che andrò a pubblicare nel prossimo periodo. Ciao!